Ecco, io su questo stimolo volevo dare la parola, così cominciamo a analizzare la questione dal punto di vista universitario, al professor Profumo, che è un punto di osservazione privilegiato per l'innovazione italiana, rettore del Politecnico di Torino, che è uno dei posti, ho avuto modo di conoscerlo da vicino, dove davvero si sperimenta l'innovazione a livello migliore, forse in questo paese, e anche il dialogo fra università e industria. Prima volevo lasciare al professore il dato che è uscito oggi sul Sole 24 Ore, che è la pagella europea dell'innovazione. Quella mondiale non ve la leggo perché siamo molti chilometri dietro i paesi dell'est asiatico, ma quella europea comincia così: non siamo al primo posto, non siamo neanche al secondo, non siamo al terzo, ma la classifica recita: Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania, Regno Unito, Belgio, Austria, Olanda, Irlanda, Lussemburgo, Francia, Cipro, Slovenia, Estonia, Portogallo, Italia. Se parlassimo di calcio, questa cosa farebbe cadere il governo, probabilmente, sarebbe un fatto grave. Parliamo di innovazione e sembra un fatto poco sexy. Professor Profumo, a lei. Grazie. Beh, la strada mi sembra abbastanza in salita, vista la posizione del nostro paese. Io vorrei fare una riflessione con voi su due termini. Il primo è rischio e il secondo è il tempo. In questi anni io ho avuto l'onore di essere rettore di una delle università italiane che ha provato a mettersi in gioco da questo punto di vista, partendo dalla tecnologia, partendo dal merito, partendo dalla possibilità di trovare quello spirito all'interno di un'università che crea le condizioni perché la creatività possa diventare un elemento di crescita. In questi anni, all'apertura dell'anno accademico e durante l'incontro con gli studenti, io ho ripetuto più volte che un'istituzione che ha ormai 150 anni, come il Politecnico, oggi ha il dovere di formare professionisti, di formare persone che trovino impiego nel privato e nel pubblico. E poi di fare una cosa nuova, di creare nuovi imprenditori. Sembrano parole senza senso o probabilmente poco concrete, ma vi voglio dare l'esemplificazione del perché questa cosa forse ce l'ha questo senso. Noi abbiamo creato un campus all'interno del quale oggi abbiamo 25 centri di ricerca privati. È un incubatore dove creiamo tre nuove imprese ogni 2 mesi. Questo ci ha consentito, nel corso di 6-7 anni, di creare circa 3.000 posti di lavoro stabili, con un turnover interessante, cioè con un'età media che si mantiene intorno ai 30 anni, e questo vi dà la dinamica di questa operazione. Ebbene, io credo che questa cosa sia avvenuta perché fondamentalmente noi abbiamo provato ad insegnare ai nostri ragazzi che cos'è la parola rischio, che non è parte del vocabolario dei nostri figli. I nostri bambini, quando vanno all'asilo, non sanno che cos'è il rischio. I nostri studenti non lo sanno, noi stessi non lo sappiamo. Nei paesi in cui questa parola fa parte del senso comune, il fatto di fallire non è un elemento negativo, è un elemento positivo perché da quello si può costruire una nuova avventura imprenditoriale. Io vorrei che una riflessione su questo lo facessimo e credo che la politica dovrebbe avere un'attenzione particolare, come il fallimento in realtà, mentre in questo paese è una macchia oscura che ti porti dietro per tutta la vita, in molti dei paesi in cui c'è questo dinamismo di cui parlava il professor Phelps, è un elemento, se volete, da cui si può ripartire, c'è una motivazione forte per cui a fronte del rischio c'è nella realtà la condizione per provare a diventare una persona di successo. E nelle esperienze di molti degli imprenditori o di molti dei giovani imprenditori che oggi sono al top, c'è alle spalle un certo numero di fallimenti. Quindi credo che questa parola del rischio, questo tema del fallimento debba essere
tenuto in considerazione. Ecco, noi qualche anno fa lanciammo un corso sulla nuova imprenditorialità all'interno dei corsi di ingegneria e ricordo che, come quasi sempre succede a Torino, il primo anno fu un semifallimento. Io avevo spinto molto questa cosa e riuscimmo a trovare solo 10 studenti. Vennero da me i professori e dissero: ah, guarda, ancora una volta forse abbiamo fallito. Io dissi: guardate, proviamoci 2 o 3 anni, ci mettiamo un po' di risorse, perché no? Il secondo anno erano diventati 70, il terzo anno 200, il quarto anno o il terzo anno erano diventati oltre 300. Oggi c'è veramente un seme che abbiamo lanciato e i nostri ragazzi sanno che cosa vuol dire fare imprenditoria. Che non vuol dire che poi faranno gli imprenditori, ma siamo riusciti a formalizzare un percorso che consenta capire che cosa vuol dire rischiare al fine di trasformare un'idea in un'opportunità di crescita. Ebbene, questo esperimento ci ha dato il successo. Come vi dicevo, noi ormai abbiamo 3 nuove imprese ogni 2 mesi, facciamo una call ogni anno per nuovi imprenditori, riceviamo, dipende dagli anni, da 400 a 600 domande, che sono semplicemente piccoli semi. Cerchiamo, non siamo credo sufficientemente bravi, a selezionarne non più di 50, dopodiché avviamo un processo sulla nuova imprenditorialità di formazione, se volete, e poi alla fine ogni anno ne tiriamo fuori da 15 a 20. Vi dico la verità che questi numeri sono dimensionati, non credo, né sulla necessità, né sull'opportunità, né su una certa forma di razionalità, ma sulle risorse che abbiamo a disposizione. Noi non saremmo capaci di fare un'operazione più grande di questa. E sono certo che con delle maglie così strette noi in realtà ne perdiamo molti, molti di quelli che sarebbero un po' più deboli in partenza, ma che forse potrebbero far nascere un qualche cosa che poi sia veramente un grande successo. E voglio raccontarvi il perché di questa cosa. Nel 2005 noi facemmo una tesi di laurea, quindi una di quelle cose che molte volte non porta effettivamente a quasi niente, ed era un gruppo di ragazzi collegati all'open source e che incominciarono a scrivere un modulo software per fare una valutazione del traffico sulle reti internet, di tipo allora erano di tipo LAN, e questa cosa ebbe un piccolo successo. Uno di questi ragazzi decise di andare a fare una parte poi del suo dottorato in California, a Davis, UC Davis, e incontrò un professore di origine italiana che si chiama John Bruno. E lui arrivò là, gli raccontò che cosa aveva fatto fino ad allora e John disse: oh, guarda che questa è una grande idea. Un analizzatore di rete costava da 50 a 70 mila dollari ed era un qualche cosa che quasi nessuno poteva. Disse: guarda che questa cosa qua, fatta in questi termini, forse potrà essere di successo. E allora John disse: guarda, perché non facciamo una società? Lui aveva 65-66 anni, non aveva mai fatto impresa, ma fu stimolato da questo ragazzo. E lui disse: va bene, la facciamo, però che cosa vuol dire? E insieme decisero di farla, non andarono da venture capitalist, non andarono da una banca, ma dissero: ci finanziamo attraverso una consulenza importante alla Boeing. E quindi durante la sera lavoravano a questa cosa, nel giro di un anno fecero una cosa che diventò concreta, la misero su un sito che si chiama Wireshark e dopo un paio di mesi ebbero 500.000 download al mese, che vuol dire 6-7 milioni all'anno. La cosa incominciava a diventare interessante, erano sempre loro due, erano veramente dei piccoli artigiani, no? Nel frattempo pensarono che a fronte di questa cosa potessero intorno a questo frame incominciare a costruire dei moduli per fare business. E questa rete che noi abbiamo, una rete
di ragazzi bravi, bravissimi, incominciò a funzionare e loro incominciarono a chiamare un gruppo di nostri laureandi, laureati, tesisti negli Stati Uniti, tutti provenienti dalla provincia di Cuneo. Il fondatore di questa cosa è di un piccolo paesino da cui proviene l'acqua Sant'Anna, si chiama Sant'Anna di Vinadio, che credo che abbia, non so, 500... E quindi incominciarono a dare, quindi nel 2007 incominciarono a crescere, nel 2010 erano 50, di cui metà provenienti dalla nostra scuola. E decisero di provare a fare un exit, cioè di provare a vendere questa cosa perché John Bruno non aveva più voglia, aveva fatto... ci provarono, nel giro di 4 mesi riuscirono a vendere questa azienda per tante decine di milioni di euro. L'hanno venduta ad una grande azienda che si chiama Riverbed, che è quotata al Nasdaq a 5.5 trillions, e quindi è una cosa enorme questa cosa qua, e tutti questi ragazzi sono stati assunti e sono stati, adesso hanno un impegno per 2 anni di non fare altre cose. Io la settimana scorsa li ho incontrati, siamo andati a cena, e a questo ragazzo che ha fondato questa cosa di sé, che si chiama Loris De Giovanni, io ho chiesto, ma spiegami un po', questa cosa l'avresti potuta fare in Italia, a Torino? Perché tu hai studiato a Torino e il know-how l'hai portato a Torino. John Bruno forse sarebbe venuto volentieri a Torino, era figlio di italiani e quindi avrebbe... E questo gruppo solido, oltre il 50% di questa azienda, viene dalla nostra scuola, viene da noi. E gli altri li cercati. E lui mi dice, guarda che io ho scelto questi non perché erano del mio paese, vicino, ma perché erano i più bravi, perché erano i più motivati. Erano quella motivazione forte che c'è. E quindi questa cosa, in fondo, da noi abbiamo una grandissima tradizione sull'open source, su queste cose. Dice, ma perché non hai fatto questa cosa a Torino? E lui mi ha dato una risposta secchissima. La prima cosa è che a Torino, in Italia, il tempo non ha valore. Noi si pensa che per poter fare un'azienda, per poterla farla crescere, per poterla vendere, ci vogliono 15 anni, 20 anni. Qua bisogna farlo in 3 anni. Se passi 3 anni è finita, perché l'innovazione ha questi tempi oggi. È cambiata la base dei tempi. Oggi bisogna tenere presente che corre molto più velocemente che nel passato. E questa è stata la prima risposta. La seconda è, se io avevo idea di vendere la mia azienda, mi disse, perché voglio fare l'imprenditore, ma voglio farlo rigenerandomi ogni 3, 4, 5 anni. E in Italia non c'è la modalità di fare un exit, perché non c'è il mercato di queste cose. Non c'è la possibilità di fare un'operazione di questo genere. Ebbene, allora io credo che la politica una riflessione su questo lo debba fare. Abbiamo le competenze, abbiamo l'entusiasmo, ma non abbiamo questi elementi che sono in fondo elementi di cultura, di un po' quello che diceva Irene prima, no? Noi dobbiamo creare prima di tutto la cultura perché questa cosa avvenga. L'Italia è troppo piccola per fare questa cosa. Io credo che l'idea del professor Phelps debba essere almeno a livello europeo, perché altrimenti i 1000 fiori che bisogna provare a lanciare per poi poter raccoglierne qualcuno, forse. Voi lo sapete quante start-up abbiamo in Italia? Forse meno di 1 migliaio. Noi ne abbiamo create, non so, 150 in qualche anno. Sono troppo poche, bisogna che ci sia una dimensione più grande. Quindi io penso che su questo progetto ci si possa lavorare. Le esperienze ce le abbiamo, dobbiamo ricostruire queste reti in giro per il mondo che abbiamo, di gente che ha fatto queste cose. Non dobbiamo provare ad inventare la ruota, dobbiamo provare a trasferire verso di noi un feedback di quello che è successo e dobbiamo guardare un po' lontano, dobbiamo cercare di capire che cosa hanno fatto gli altri su una dimensione veramente globale. Grazie, buon lavoro. Grazie professor Profumo. Mentre l'ascoltavo mi tornava in mente una battuta del film che avrete visto, molti di voi l'hanno visto, The Social Network, dove il rettore di Harvard riceve i 2 studenti che ce l'hanno con Mark Zuckerberg e gli dice: qui da noi gli studenti non vengono a
a cercarsi un lavoro, ma a crearsi un lavoro. Come pare lo spirito di quello che accade al Politecnico.